Salve a tutti amici, sono Paolo Fiat e oggi andiamo a seminare i pomodori in serra. E vi dico le varietà che ho ovviamente da seminare. Da seminare ho già preparato anche guardate, ho preparato anche già i cartellini qua. Vedete? Tutti i cartellini, quindi ho da seminare il pomodoro Roma, ho da seminare il zebrino, ho da seminare il cuore di bue, poi il costolutto, i pomodorini gialli e il pomodoro nero. Quindi questi sono quelli che devo andare a seminare. Prima di tutto partiamo con il pomodoro Roma, che è quello da sugo che mi serve di più. Eccolo qua, vediamo se lo trovo. Ok. Questi sono tutti semi comunque autoprodotti, quindi vi faccio vedere come li ho tenuti in queste bustine qua, vedete? E quindi vedete in poche parole, sì, li ho tenuti in queste bustine qua e gli ho messo il suo cartello di riconoscimento, adesso li vado a seminare. Qualcuno di voi mi ha chiesto perché semino così presto, quindi già a gennaio, le piantine, e io vi rispondo semplicemente perché non ho la serra riscaldata e quindi purtroppo devo seminare un po' presto perché così le piante crescono. Ecco, perché per farvi capire, stamattina qui in serra c'era 1 grado, quindi potete ben capire, voi mi direte ma non è un problema, questi giorni qua diciamo di gennaio sarà freddo, poi appena la temperatura esterna comunque si stabilizza, che magari si mantiene un po' più stabile, la serra comunque protegge bene, ecco, le piante, quello voglio dire. E comunque ci tocca comunque seminare un po' presto, un po' prima, per avere comunque anche una germinabilità, diciamo, al tempo giusto. Ecco, perché se voi seminate i pomodori, poi invece se andiamo a seminare i peperoni, i peperoncini, melanzane, quelli hanno bisogno di più tempo di germinabilità, ecco. Quindi se non avete una serra, come sto dicendo io, se non avete una serra riscaldata, diciamo che comunque è meglio prendersi un po' per tempo a seminarla, ecco. Così abbiamo seminato tutto, vediamo. Pomodoro Roma l'abbiamo seminato, quindi adesso lo conservo sempre ovviamente col suo cartellino e tutto nella bustina. Adesso qui ovviamente cerchiamo di distribuire i semi, perché se ci sono qualche seme cerchiamo di distribuirlo bene. Mettiamo il suo cartellino, pomodoro Roma, poi copriamo dopo. Mettiamo il suo cartellino qua così. Ok, e facciamo la prossima semina, quindi seminiamo adesso il zebrino, quindi zebrino, eccolo qua, sempre tutte queste sementi qua sono autoprodotte, selezionate nel tempo, ho selezionato i pomodori, quelli migliori, quelli più belli, e ho ottenuto sempre la semente, quindi anche voi potete capire che e poi sono varietà che si sono adattate nel terreno, ovviamente tenere i pomodori è la cosa più semplice, ecco. Vediamo se funziona bene così. Ok, ovviamente ho seminato, come state vedendo anche voi, ho seminato una parte più grande, quindi vedete queste qua sono divise in settori, sono diciamo quei polistiroli porta vaschette delle piantine, ecco, quindi questo è. Vedete, ecco, ho seminato circa, ecco, ho seminato di più costoluto, perché il costoluto me ne servono di, cioè costoluto, scusate, costoluto seminiamo dopo, il Roma diciamo ne ho seminato di più perché mi serve di più pomodoro, perché sono quelli da conserva e quindi ne metto molti di più rispetto agli altri, che magari gli altri sì, li metto, ma non ne metto, che è una varietà diciamo simile al San Marzano, anche se comunque non è la stessa varietà, comunque è simile, è un tipo di pomodoro diciamo un po' più corto del San Marzano, un po' più grosso, e quindi ha molta più
più sugo dentro e all'interno. Comunque, ecco, Roma è una varietà commerciale, possiamo dire, però comunque nel tempo ho visto che è una varietà che mi ha dato grossi risultati, quindi l'ho scelta. E quindi ne metterò circa una 60-70 piante per farci la sugo di pomodoro. Invece delle altre pomodori non ne metto tantissime piante, ne metto sì, perché gli altri pomodori li mangi così, quindi questo è il quanto. Pomodoro zebrino l'abbiamo appena seminato, mettiamo il suo cartellino qui e poi andiamo a seminare l'ultimo pomodoro, che adesso, se non vi dispiace, voi giro. Andiamo a seminare un altro pomodoro e poi devo fare andiamo a seminare l'altro pomodoro che abbiamo parlato prima, il costolutto. Lo seminiamo qua, il costolutto, ne abbiamo parlato prima, quindi ecco, lo mettiamo così. Anche questo costolutto fiorentino, se non ricordo male, e quindi un pomodoro, diciamo, che soffre molto marciume apicale, quindi il culo del pomodoro nero. Sì, soffre molto, diciamo, il culo nero del pomodoro, ecco. E quindi non è che sia un grosso difetto, perché comunque nel tempo, diciamo che comunque il primo anno che l'ho seminato dalla busta si è presentato molto il problema, però comunque era quell'anno, il 2022, che era caldissimo, e quindi potete anche capire voi che era un caldo fulminante per i pomodori, possiamo dire così, perché comunque il pomodoro ha bisogno sì di caldo, ma non un caldo così forte come c'era nel 2022, e quindi ha presentato il marciume apicale. Cosa ho fatto io? Cosa faccio io per prevenire il marciume apicale, soprattutto sul costoluto, ma facciamo conto su tutti i pomodori? Li pianto, poi quando emettono i primi fiori inizio a fargli trattamenti con, diciamo, del calcio liquido, e questo comporta avere una pianta che comunque avrà meno problemi di calcio, perché va a risolvere, cioè ad assorbire il calcio, diciamo, prima di fare i frutti, e quindi glielo do una volta a settimana, diciamo, quando metto i fiori una volta a settimana glielo faccio. Poi magari lo faccio insieme con l'olio di neem, lo faccio insieme con altre cose, e quindi diciamo che il risultato è abbastanza buono, ecco. Poi l'anno scorso le ho dato 2 o 3 volte e poi non si è più presentato. Comunque, ricordiamoci bene che il costolutto fiorentino e altre tipologie di pomodori che arrivano da bassa Italia oppure dal centro Italia, diciamo, hanno e comunque sarebbero abituati a quel clima là, quindi questa è una cosa da fare, ecco. Adesso semino il prossimo vassoio, così facciamo, scusate che ho mosso anche la telecamera, facciamo le altre semine. Ce ne rimangono da seminare 3 ancora, quindi il nero, il cuore di bue e i pomodorini gialli. Quindi prendiamo i pomodorini gialli, li prendiamo qua, vediamo, pomodorini gialli li facciamo qua. Facciamo i pomodori gialli qua. Pomodorino giallo, questo è veramente eccezionale, questo pomodoro qua, dolcissimo. Un pomodoro che, diciamo, che vi dà molti risultati. È un più grande del pomodoro, più grande dei classici pomodorini, quelli che siamo abituati noi. Eccoci qua. Infatti ne semino di più perché sono ottimi questi qua. Ecco, vediamo se riusciamo a metterne. Ok, adesso seminiamo il cuore di bue. Andiamo a seminare. Il cuore di bue lo seminiamo così, vedete? Ok, cuore di bue. Perché faccio la semina anche un po' abbondante a volte io? Perché tanto non mi interessa poi il risultato, diciamo, tanto, diciamo, di avere molte piantine, ma poi vado a selezionare e prendere solo le piantine, quelle migliori, ecco. Cerchiamo sempre ovviamente di stare dentro sul quadrato qua. Ok, e
poi andiamo a seminare l'ultimo che è il pomodoro nero, tipo nero di Crimea per dire, che nel tempo mi ha dato grossi risultati perché anche dopo un paio di settimane dalla raccolta diciamo, si conservava veramente bene, è un pomodoro che comunque è veramente, diciamo, buono da fare in insalata soprattutto. E quindi mi ha dato ottimi risultati. L'anno scorso si è un po' ibridato con qualcos'altro, non so dirvi con cosa. Ho cercato di selezionare quelli migliori, però è anche il bello così, ecco, di avere delle varietà, diciamo, che poi alla fine si incrociano magari e magari viene fuori un pomodoro anche migliore di quello che era in origine, non lo sappiamo questo. Ecco, niente, il video sta diventando troppo lungo, siamo già oltre i minuti che avevo pensato io di diciamo di fare il video e quindi adesso io non vado altro che a coprire i semi e poi la nostra comunque semina è finita, ecco. Questi cartellini qua, vedete, li ho messi così per avere il riconoscimento come giusto che sia. Eccoci qua. Adesso io copro con un velo di terriccio sopra e niente, ecco, poi i pomodori rimangono qua fino a che non iniziano a germinare. Ecco, niente. Da poi lo fiato è tutto. Buone semine anche a voi dei vostri ortaggi.